Nelle partite del martedì che hanno concluso la fase a gironi del campionato europeo di calcio Under 21, nei gruppi A e B passano ai quarti uno dei padroni di casa co-organizzatori, esattamente la Georgia 1-1 contro l'Olanda, Portogallo 2-1 al Belgio, mentre Croazia e Romania finiscono il loro impegno senza reti e vanno via dall'Europeo, mentre Spagna ed Ucraina, già qualificate ai quarti, chiudono la fase a gironi con un tecnico 2-2 per mercoledì 28 giugno, quando ci sarà l'attesissima sfida tra Italia e Norvegia, con gli azzurri di Nicolato obbligati a battere la formazione norvegese dopo il successo della passata partita vinta con il punteggio di 3-2 contro la Svizzera, soprattutto anche dopo il KO subito contro la Francia, anche con un gol annullato. La speranza è che l'Italia possa qualificarsi e cercare di mettere in campo una ottima prestazione, così come si è visto contro gli elvetici. Le altre partite in programma, due di sicuro ancora a caccia di una qualificazione ai quarti di finale per Israele, Cechia e Svizzera, Francia, mentre l'Inghilterra è già tranquilla ed è ai quarti, deve vincere la Germania.